fondamentali sul tema della cartolarizzazione, ma non solo di questo di cui stiamo parlando oggi, ma in generale delle cartolarizzazioni che possono essere uno strumento molto importante. Cioè, ogni tanto si accumulano questi crediti e vengono venduti con un normalissimo altro strumento. Tutta questa cosa avrà successo intanto in quanto si svilupperà un mercato secondario. Cioè, se ci sarà un mercato tipo la borsa o il mercato secondario di titoli di Stato in cui ciascuno di noi può vedere un prezzo, allora funzionerà, perché uno vede che è 20 deve essere 20, se uno gli va a proporre 32 non lo prende, voglio dire. Oggi purtroppo questi acquistamenti, siccome sono in liquidi, non hanno un mercato secondario, i prezzi saltano, c'è chi dice ah, io le ho comprate 10, io le ho comprate 52, quindi